Carissimi e carissime, ben ritrovati. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Sono davvero contentissima di essere tornata con un Getready With Me, perché vi giuro mi mancava tantissimo farlo, realizzarlo. Come sono contenta di vedere. Mi sono mancata, ha messi tanto, un bacetto. Siete troppo lontani, non pensate anche voi? Venite, vi prego. Non siete timidi, fatele più avanti. Senza mani, Mamma mia, lecca pro. Mi devo preparare perché tra un pochino devo andare a prendere la mia cucciolina. Quindi comunque ho una mezz'oretta buona da spendere insieme a Voyos e per truccarmi tutto quanto. Addirittura sono talmente tanto professional che ho appena messo la sveglia alle 12, così so che mi devo dare una sbrigata. Non so minimamente che trucco mi andrò a fare oggi, so solo che sarà un trucco, perché se no che c'è sta a fa qua? Quanto è bello questo, quanto bello, quanto carino, quanto bello, dove c'ho tutti i cosi, più o meno tutti i trucchi che mi servono. Allora, organizza, ti ho della corporazione, ti ho della estetica, che è la chai fra. Ecco dov'era. Mo sì. Andiamo avanti, che è meglio. Allora, dunque, mi sono attualmente un pochino riresa bianca, purtroppo, ma in settimana giuro che farò uno di quei video proprio extreme makeover che voi non avete idea. O in settimana o la settimana prossima, devo vedere un attimo quando c'ho tempo, farò un extreme makeover senza proprio mamma mia, perché mi vado a rifare le unghie, faccio un sacco di roba, quindi vedete, questo è diventato molto scuro adesso per me, però mo lo schiarisco un po', però preferisco, vi giuro, in questo periodo non riesco a vedermici troppo chiara, quindi quindi adesso vedrò come fare per schiarirlo un po', però intanto una buona base scura, perché vi giuro che io chiara non mi sopporto proprio. Come avete notato, ho messo uno stop molto prima a Diario di una mamma, ma non volontariamente, nel senso che se i primi giorni erano un susseguirsi di, i primi giorni di scuola di Lara, un susseguirsi di io mi devo organizzare, dopo i successivi giorni sono stati un turbinio di corro a destra, corro a sinistra, perché le maestre hanno chiesto comunque di comprare delle cose, quindi ho dovuto gestire i miei tempi sia di lavoro che cose di Lara, insomma molto molto in fretta, fare tutto, diciamo che ho dovuto fare tutto molto di corsa, ergo big problem, perché non sono riuscita nel frattempo a registrare, correva da una parte all'altra di Roma e quindi un casino. Infatti oggi la bimba mi va a scuola di danza, anche adesso sta a scuola Lara, però dopo devo andare a scuola di danza e raga, non ho ancora trovato le scarpine, mannaggia la miseria, e non ho avuto proprio il tempo, cioè proprio è stato infattibile, quindi mo dovrò darmi una mossa per cercare, perché oltretutto non manca solo quello, ma mancano anche delle cose per scuola. Ciao amore. Ah, ciao amore, madonna, mi hai fatto spaventare. Dimmi, vieni. Stavo raccontando di quante robe abbiamo dovuto comprare a Lara per scuola. Troppe, a tal punto che la proprietaria del negozio, diciamo l'emporio che abbiamo sotto casa, ci ha guardato e ci ha detto: ma dall'università, dall'università. No, veramente per nostra figlia. Giusto, è rimasta asciutta. No, è rimasta asciutta perché abbiamo preso le cose che per un asilo non servono. No, infatti. Vabbè, ma perché molte cose se le tengono loro a scuola, Lara non deve andare e sì, tornare con... fare avanti e indietro. No, vabbè, meglio. Dimmi, questa parte sarà velocizzata. Yeah! Tu, perché? Tutte queste cose che funzionano, no? Sì, soprattutto che passa. Lo sapevo. Mamma mia, quanto lo sapevo che lo avresti detto. Oh mio Dio. Mi chiedi di scegliere la palette? Sì, vestiti colorati accesi. Poi questa. Tutti i colori del corrado del grigio che azzeccano bene o male. E poi questa. Che sono niente. I colori migliori, più safe. Mm-hmm. Quindi quale scegli? Quella blu, che sono i più orribili. I blu. Faccio un trucco blu. No, il trucco blu te lo devi avere per un'occasione speciale. Se questo video arriva a 5.000 mi piace, faccio un trucco blu.
Qual è la tua scelta? La Uda piccola. Che bravo, eh? È bravo, eh? Vabbè, insomma, mi vuoi dire che ti serviva? Cioè, te ne stavi andando senza dirmelo. Cioè, davvero? Buongiorno. Sì, a parole due. Raga, quanto vi... mamma mia, quanto ve la consiglio. Tutte le palette di Uda ve le consiglio in un modo che non avete idea. Chiarellare in cucina che è in sala da pranzo. Devo lasciare aperto perché i cani stanno buoni, ma... Chiarellare in sala da pranzo. Uscirà a breve una puntata di chiarellare in cucina, sala da pranzo. Ne abbiamo parlato, sì, vero? Abbiamo una cucina migliore. No, perché volevo aggiornare riguardante la casa. Che... Ah, sì, no, che non stiamo dicendo boiate. No. In realtà, ho ampliato la mia lista, ne stavo parlando ieri a lui, delle cose che già che ci sto vorrei trovare nella casa, no? Mm-hmm. E una delle cose che stavo dicendo è anche una cucina che mi permetta di fare chiarellare in cucina. Sì. Bene, sembra una matta, perfetto. Ok, voglio dare più all'occhio, perché le parole tecniche sono... E ovviamente, prego, non c'è di che. E non so cosa utilizzare in questo point. Se nubiol, nuborgogna, qualcosa. Amore, che ci metto? Un borgogna o un viola? Che ci metto? Un borgogna o un viola? Borgogna. Borgogna, viola o viola? Borgogna. Cioè, aspetta, scusa, viola, stai dicendo che sei daltonico in questo momento. Borgogna. Bordeaux. Borgogna. Bordeaux. Borgogna. Bordeaux. Gogna. Bordeaux. Alla gogna. Bordeaux. Tagliateli la testa. Bordeaux. Ok, ti piace più questo? È più bello il viola. Quale, questo? Quello sotto. Questo. È scurissimo. Ma perché non fai mai le scelte tuffe? E fai il bordone. Ti sei messo il bordone senza nemmeno mettere la chiesa. Per fare la riga. Sì, credo. Per fare l'albero. Ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole l'albero. Ok, utilizzo il colore che mi ha suggerito lui, che povero Cristo, sennò veramente sembra che lo intertallo per niente praticamente. E no, però per il coso esterno non è male effettivamente. Non glielo dite, sennò si monta la testa. Comunque avevo bisogno, un bisogno fisico, psicofisico, di truccarmi, giuro, perché erano giorni che non mi truccavo davvero, mettevo solo 2-3 cosine. E tanti cari saluti, o negli ultimi giorni ero un po' struccata. Sentivo proprio i colori che mi chiamavano dall'altra parte della stanza. Chiara, quando è che c'è pranzo? Prendi, ci usa, c'è tutta la cena, ci compri a fare se non ci usi. E io ero lì che gli rispondevo, sì, però sapete, sono molto impegnata, non ho tempo di truccarmi con voi. No, non ti abbandonare, per favore, che poi scappiamo. È un peccato. Sono loro che parlano, non io. Comunque, wow, cioè, ma voglio dire, cioè, lo stai guardando? Sembra che tu sei disegnata delle occhiaie sotto. È negativo. Dai, non mi far ridere, devo mettere l'eyeliner. Ti prego. Cioè... È molto importante. Okay. Non mi far ridere. Ok. No, stai zitto. Si era girato dalla mia parte. Al signore. Ok. E dai, ci sei tu che guardi di là, il cane che guarda di là, per piacere. Ti prego. Aiuto. Si chiama Sabadì, che stiamo per andare a registrare un video fighissimo. Mukbang. Non si dice mukbang. Mukbang. Oggi c'è Lara che è al suo secondo giorno di pappa a scuola.
di full time, di full time. No, non è full time, alle due e mezza. Sì, esatto. Però la cosa bella è che allora abbiamo iniziato con la merendina di scuola che diceva che non la mangia perché sa di biscotto di cane. Ora io nella mia vita non gli ho mai fatto assaggiare un biscotto di cane, giuro. Che c'è? 50 sfumature di... Mi sono svegliata così. I wake up like this, can show sight, sì? Alfonso. Bienvenidos. La brush tridimensionale. Non ti piace? You don't like it? Really? Non ti piace il mio makeup? Non ho detto questo, amore. Esci da questo corpo, spirito del ciclo. Ok, tesori. Ok tesori, questo è il make up. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto e soprattutto questo video pieno di chiacchiere col disturbatore seriale. Devo dire che è stato veramente interessante e sicuramente diverso dal solito. Spero tantissimo che comunque vi sia piaciuto a prescindere da tutto. E fatemi sapere qua sotto se davvero lo volete il trucco blu, perché non l'ho mai fatto sul canale, l'ho utilizzato. Ma... l'ho utilizzato molto spesso, molte volte, un trucco blu della serie Larico, però non l'ho mai fatto vedere sul canale. E niente, noi ci vediamo come sempre nel video di domani, ore 14, sempre qui, sempre su questo canale. Non vi dimenticate di guardare tutti i video che sono linkati e che si vedono nella cucina qua, quello che sarà qua. E niente, ci vediamo domani. Love you.